ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi torno con i top del 2015, anzi per meglio dire con la seconda parte dei top del 2015. Infatti io ed Elena, la ragazza con cui faccio il video in collaborazione, che è del canale English Rose Addicted, tesoro ti mando un bacio grande, non è la prima volta che facciamo video in collaborazione, non abbiamo fatto solo quello sui top della prima parte del 2015, forse anche il top del 2014 e qualcos'altro credo, vabbè insomma spero che, insomma se non la conoscete vi lascio i suoi riferimenti qua sotto nell'info box per andare a trovarla e come sempre insomma è un piacere fare video in collaborazione con lei che è super 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 brava, quindi qua nell'info box canale di Elena, video di Elena e i nostri video sulla prima parte dei top del 2015 in modo tale che vi facciamo vedere un po' tutto. Abbiamo adottato questa tecnica quest'anno perché ci è risultato molto difficile un anno fa ricordarci tutti i prodotti top di un anno intero, invece in questa maniera facendolo ogni 6 mesi ci siamo trovate meglio. Parto col dirvi una piccola premessa, nel senso che non vado per categoria, perché questo è un video sui top, cioè sui prodotti diciamo che ho scoperto ecco nel 2015 e che mi sono molto 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 piaciuti. Quindi per esempio non ho correttore e non ho cipria, se non sì, ne ho una però ho scoperto di recente. Comunque ecco, per esempio il correttore non ce l'ho perché non ho fatto nessunissima scoperta in questi 6 mesi. Bene, parto subito. La cura del viso. E, ho scoperto questa crema della quale non vi ho mai parlato perché me ne sono dimenticata di parlarvi nel video promossi e bocciati di dicembre. Ve lo lascio qua sotto nel caso che ve lo siete perse. E questa è la crema idratante con olio di jojoba, macadamia, nocciolo di albicocca, camomilla, miele e calendula della Anthos. È un prodotto bio. Io l'ho praticamente, cioè, finito per i 2/3, ne è rimasto veramente poco. Il profumo è molto delicato, sa tipo di glicerina ed è un'ottima base trucco. A me piace sia come crema da giorno che come crema per la notte. È una crema, diciamo, abbastanza, cioè, che va bene sicuramente per pelli tendenzialmente secche o comunque che hanno bisogno di idratazione. Potrebbe andare bene a una pelle mista per utilizzare magari di notte, per essere utilizzata magari di notte nel periodo invernale, però principalmente ecco un prodotto che consiglio a chi ha una tipologia di pelle simile alla mia, ovvero normale, in inverno un pochino più secca, in estate insomma un pochino più normale. Poi sicuramente due prodotti che ha lanciato più Officina Toscana, di quali mi sono follemente innamorata. Una è l'acqua micellare ai frutti rossi, che è un'acqua micellare bio, sono 200 ml a 12 mesi di scadenza dall'apertura, lo potete trovare in tanti e-commerce online o nelle bioprofumerie fisiche. Mi piace veramente tantissimo, va bene sia appunto per struccare viso che occhi, ma più che altro io la utilizzo per il viso. Altro prodotto ai frutti rossi che mi è piaciuto tantissimo è lo scrub viso. Questo è uno scrub per me rivelazione, questo è proprio un prodotto rivelazione in assoluto. È uno scrub con un concept secondo me totalmente diverso dai soliti scrub che siamo soliti trovare nelle profumerie. Sono 100 grammi, vi ho fatto il video proprio sugli scrub, ve lo lascio anche questo qua sotto se mi ricordo. Ne serve pochissimo, il profumo è molto buono, si sentono molti frutti rossi e quando lo comprate e tirate sulla, come si dice, il coperchio, è tutto completamente pieno il pot, quindi questo è tutto prodotto che ho utilizzato, ma ripeto ne serve poco, lo potete utilizzare sia a pelle asciutta che a pelle bagnata a seconda del quanto più scrub volete, quanto più effetto più scrubbante volete ottenere, perché il concept è diverso, perché è uno scrub diciamo cremoso, non vi ritrovate a chiazze rosse, non è per niente aggressivo, si può fare anche più di una volta a settimana, lo trovo particolarmente indicato nel periodo sicuramente che va dall'autunno alla primavera. Mi piace veramente tanto 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 tanto. Poi per quanto riguarda la cura del corpo ho scoperto due prodotti di Lush che mi sono piaciuti tantissimo. Uno è lo scrub ed è il Salted Coconut, un esfoliante per le mani, io lo sto utilizzando tantissimo, anche stamattina l'ho utilizzato e mi ero ripromessa di provare a usarlo per il viso, però poi alla fine l'ho utilizzato solo e soltanto per le mani.
È uno scrub appunto a base di sale marino e cocco. È uno scrub cremoso a base di olio di cocco e sale marino, segreto per le tue mani perfette. Mi piace veramente tanto, rende la pelle morbida. Ovviamente ci dovete applicare. Io stamani ci ho applicato invece della crema mani direttamente il burro di karité, pochissimo, però mi ha lasciato le mani morbide. In inverno, adesso che ci sono 0 gradi, 2 gradi, 3 gradi almeno da me, è un prodotto insomma che si può fare anche più di una volta a settimana. E poi sempre di Lush ho adorato Pumice Power, è stata una piacevole scoperta per i piedini. Qua era livellato, adesso c'è la conchetta, infatti io lo impugno in questa maniera. È una pietra pomice al profumo di arancia, fatta da granellini molto 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 sottili che io vado a passare sul piede, sul tallone, sulla parte esterna, interna. Va a fare un leggero scrabettino, ma proprio leggero leggero leggero, perché è una polverina quasi impalpabile e allo stesso tempo lo va anche a nutrire. Io mi ci sono trovata benissimo, l'ho utilizzato da settembre, credo, da settembre-ottobre, e lo sto continuando a utilizzare. E costa anche il giusto perché vi dura veramente tantissimo. Mi stavo dimenticando un prodotto per lo struccaggio occhi, che non ho qua fisicamente da far vedere, per questo me lo stavo dimenticando. E si tratta dello struccante bifasico waterproof della Garnier, con una fase acquosa trasparente e quell'altra oleosa che è sul viola. Vi metto una foto qua, così vi faccio capire bene. Quello per me è fantastico. Ne ho utilizzato una o due confezioni, non mi ricordo, e è uno struccante bifasico veramente fantastico. Piace veramente tanto sia la confezione che, insomma, lo trovo migliore rispetto all'Oreal, anche se l'Oreal spesso io lo trovo a prezzo standard di 3 euro e l'altro invece costa sui 5. Quindi mi viene da comprare il L'Oreal, e anche se sì, il L'Oreal se la fa un po' sotto, fa niente, prendo il L'Oreal. Comunque vi volevo menzionare anche quello. Poi, rimanendo in tema Lash, ma passando ai capelli, per quanto riguarda i capelli ho soltanto due prodotti, aiuto. E uno è lo shampoo solido Brazilian che io ho utilizzato veramente tantissimo. Questo è quanto ne rimane, però appunto ne rimane più di metà, perché comunque ho ancora tantissime applicazioni. Più di metà no, però metà tutto. È uno shampoo solido che costa, io penso, sui 7-8 euro, ma cioè vi dura molto 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 di più di uno shampoo liquido. Mi è piaciuto tantissimo ad agosto e a settembre, anche adesso lo sto utilizzando. Sicuramente non mi va a peggiorare la secchezza della cute, me la lascia, diciamo, normale, non me la va a migliorare, ma non me la va neanche a peggiorare. Mi è piaciuto tanto perché è molto comodo, molto pratico da portare in viaggio, infatti l'ho portato in vacanza con me. Lava, ma allo stesso tempo, anche se vi lavate i capelli tutti i giorni con questo, non risulta aggressivo, non vi va a seccare i capelli, ve li lascia puliti sicuramente 2 giorni, per chi ha capelli, insomma, io poi vabbè, il massimo è che posso lavarmi i capelli il venerdì e il lunedì rilavarli, insomma, stare 2 giorni senza lavarli, perché poi sono una che sudo, vado in palestra, insomma, minimo 3 volte a settimana, quindi ecco. È uno shampoo che ha il profumo di arancia che andava a pulire bene 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 la cute, a pulire bene bene la cute e a dare anche un po' di volume e leggerezza. Mi piace tantissimo. E un altro prodotto per quanto riguarda i capelli, che ho utilizzato tanto e non so quanto ho amato e del quale vi voglio fare una review specifica, è un prodotto che costicchia perché siamo sulle 150 euro se non mi sbaglio, ma è un arricciacapelli della marca Irresistible Me, con ben 8 testine. Questa è la confezione nella quale vi arriva, che è molto 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 professionale, e vi voglio far vedere. Questo è il ferro più grande che trovate in dotazione. È un ottimo attrezzo questo è veramente spettacolare. Lo utilizzo sia quando ho i capelli lisci, che mi voglio fare la piega che mi faccio io di solito, sia quando ho i capelli ricci e me li voglio sistemare. Oggi no, questi sono i miei naturali. Ed è comodo appunto perché avete ben 8 testine intercambiabili, che sono tutte qua dentro.
Aspetto anche i vostri commenti nel caso vogliate una review specifica, ma ho intenzione appunto di farla. Io principalmente utilizzo due, tre barre, ma nel caso insomma ce ne sono di tutti i tipi. Questa qua è la mia preferita quando voglio fare la piega tipo beach waves o comunque delle onde molto morbide quando ho i capelli lisci. E niente, questo è un prodotto veramente che mi ha in questi 6 mesi aiutata tantissimo con le pieghe con cui mi trovo veramente bene, anche perché lascia i capelli come morbidi, si sente tipo che come se non si bruciassero, insomma, non vi so spiegare, ve li lascia lucidi. Lo so che il tanto calore non fa bene ai capelli, però a me non me li rovina, ecco. Io anche se lo utilizzo una volta a settimana, magari lo utilizzo meno, però diciamo una volta a settimana assolutamente non mi va a rovinare il capello. E adesso passo al make-up. Per quanto riguarda i trucchi, parto dai pennelli. Sicuramente ci sono stati questi pennelli di Essence come scoperta, questi tre di un'edizione limitata. Questo qua mi piace sia per fare il contouring che per applicare la cipria, tipo solo qua sotto gli occhi, oppure per andare a tamponarla nella zona T. Questo è fantastico sia per la cipria che per applicare il fondo liquido. E questo qua ne ho presi qualcuno a titolo informativo, e questo qua è uno smudger sia per la rima ciliare superiore che inferiore, fantastico. E poi questo che lo potete trovare, penso sempre in linea permanente, diciamo un pennello classico per applicare l'ombretto, però che lavora molto bene i prodotti. Poi passo alle unghie e ho una combo di prodotti come base top coat che sono il Fabi Nail Renew e il Fabi Top Coat Fast Dry. Ho utilizzato molto di più la base che io utilizzo da tantissimo tempo, guardate ancora quanta ce n'è. Sono entrambi 15 ml di prodotto e vi posso dire che questa base è veramente fantastica, sia come tipo rafforzatore proprio di unghia, perché infatti io questo è stato il primo inverno che sono riuscita a portare, ora me le sono tagliate perché per l'appunto mi si erano, ho avuto un problema a questo dito, che ho detto vabbè era tanto che non le tagliavo, però io sono stata novembre, dicembre e prima metà diciamo di gennaio con le unghie lunghe, e cosa che non mi era proprio mai successa di fare in inverno. Una base che si asciuga in maniera rapida, livellante, insomma la adoro questa base e la faccio rivedere Fabi Renew. E poi il Top Coat Fast Dry che divino. Unghia lucida, fa asciugare effettivamente molto velocemente lo smalto, protegge molto bene lo smalto, insomma due prodotti con i quali mi sto trovando molto 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 bene. Mentre come smaltini vi faccio vedere due a titolo così, come esempio della linea Power Pro Nail Lacquer. Infatti poi da luglio in poi io ne ho acquistati, boh, ne avrò 9, non so, tanti. E i miei preferiti sono questi due, il numero 26 che è questo nude e il numero 22. Il 26 è proprio il mio preferito in assoluto perché è un color nude rosato con una punta di rosa cipria, però tenue, però particolare. È un nude bellissimo che sta bene anche in inverno, assolutamente, con la mano sia abbronzata ma anche con la mano bianca, la rende molto fine, molto elegante. Passepartout lo amo, e anche come qualità rispetto ad altri fratellini della linea Power Pro, questo qua è molto molto valido, come è molto valido anche il fratellino numero 22, diciamo un malva. Mi piace tantissimo anche lui, un colore diciamo un pochino più autunnale, invernale, però insomma questo qua. Poi passo agli occhi, e per quanto riguarda gli occhi vi voglio far vedere due palette scoperte recentemente, verso novembre-dicembre. Una è della Puro Bio ed è la 001 Skin Tones Eyeshadow, con tutti questi colori. Fantastica questa sia per tenere sulla scrivania che portare anche in giro per truccarsi,
fare un trucco day to night. Questa è proprio una palette basica, basica, classica. Mi piace tanto come qualità. Quest'oro ha una consistenza cremosa bellissima. Mi piace tantissimo. Poi è molto particolare anche il marrone che c'è. Guardate qua che scrivenza. Quello che mi piace meno, però poi alla fine l'ho utilizzato, è questo color taupe. L'avevo sottovalutato. E infine il nero, aiuto, ora faccio un danno, che io lo utilizzo spesso anche come riga di eyeliner. Questa palette è favolosa. Poi l'altra palette che è arrivata in coda alla fine dell'anno è della MAD Format di e.l.f. È un prodotto fantastico del quale vi ho parlato anche appunto nei promossi e bocciati di dicembre. Ma ha dei colori wow. Io vi vorrei far vedere bene, 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 bene gli swatch. Tutti colori naturali, colori della terra, bellissimi. Si fanno dei trucchi stupendi con questa palette. Un colore veramente più bello dell'altro. Mi piace tantissimo. Il prezzo è contenuto, veramente costa una scemenza anche per quanto vale. Sinceramente, non è neanche tanto polverosa. Gli ombretti, appunto, sono scriventi e più che altro non sono banali. Veramente una palette che non mi sarei mai immaginata mi potesse piacere così tanto e ve la straconsiglio. Poi, sempre per gli occhi, mi ha stupito. Che non sapevo neanche se inserirlo o meno nei top del 2015, però in effetti negli ultimi 6 mesi io l'ho utilizzato tanto e con tanto 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 piacere. E anche il mascara che ho adesso indosso, ce l'ho su da parecchie ore, insomma, spero che si riesca a vedere qualcosa, ed è il Get Big Lashes Volume Curl Mascara. È uno scovolino in setole. Morbide, tradizionali, non siliconiche. Uno scovolino abbastanza grandino a banana, però io non riesco a non sporcarmi. Fa un bellissimo effetto anche allungante. Qua non c'è scritto, però volumizza e anche allunga. In effetti dura anche tanto sulle ciglia, non le va a seccare e non è ai livelli del mio amato Lash Magnia Reloaded, però è sicuramente un mascara che non si è neanche seccato dopo 5-6 mesi che lo avevo aperto, anche se sono i 6 mesi il limite massimo teorico, diciamo. E sinceramente si è guadagnato il suo posticino in questa top 2015. Poi, sempre rimanendo in tema di occhi, ho utilizzato da morire, l'avete vista anche di recente, la Glamorous Eye Pencil, la numero 403, specie nella rima ciliare inferiore con vari ombretti sopra. Questo è un color ramato che sì, ok, è carina, però mi è servita come base su colori sia a base sempre ramata, però con delle tonalità magari anche più, con dei punti più violacei, ecco. Quindi questa sinceramente ve la consiglio come matita. E poi l'eyeliner nero è stato lui il protagonista indiscusso, questo qua della Rouge, che lo trovate nelle farmacie, costa poco, è un eyeliner in penna, molto scrivente e sinceramente un ottimo eyeliner in generale e per quanto riguarda anche il fatto che sia un eyeliner in penna, anche se ora mi sta venendo un po' nostalgia dell'eyeliner in gel. Poi, per quanto riguarda le labbra, io volevo far vedere la tinta, anzi il Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon. Questo qua è il numero 02 Rosa Ciclamino. È bello da morire e io l'ho utilizzata talmente tanto che infatti si vede dalla boccettina che l'ho utilizzata. Oggi ne ho indosso un'altra che è la numero 12. No, non c'è scritto il nome. Perché in questo sì e in questo no? Vabbè, questa qua è la numero 12 che mi ha regalato Enza, che è un colore bellissimo. L'ho messa oggi per la prima volta per fare il video. Comunque, insomma, questo è uno dei colori che ho preso ad agosto, uno dei colori vecchi. Questo rosa ciclamino è spettacolare perché è un nude rosato, però bello.
veramente bello e dura un botto, non secca le labbra. Piace tanto, 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 tanto. E questo qua proprio ve lo consiglio. E vi consiglierei anche questo perché è un colore che mi è piaciuto tanto da subito. Però insomma, l'ho messo oggi per la prima volta. Poi come rossetto, come rossetti ne ho due. Uno è stato il mio rossetto estivo, proprio dove ci ho perso la testa, ed è All Fired Up di MAC, che io non mi piace indossare nei periodi, nei mesi più freddi, non tanto per la colorazione quanto per la consistenza, perché è un retro matte di MAC e il colore è a metà fra un fucsia e un rosso fragola, molto particolare, molto bello, però in inverno, ma anche già in autunno, non mi fa un bel effetto sulle labbra, però è stato io l'ho utilizzato tantissimo ad agosto e a settembre, veramente spettacolare, quindi è stato protagonista anche lui. Poi dopo è arrivato il Ghost Summer Emotion numero 127, questa è la fissa degli ultimi, diciamo tutto dicembre l'ho utilizzato tantissimo e non posso non farvelo vedere. È questo qua, che è un fucsia caldo. Nel video dei promossi e bocciati lo vedete a confronto con un fucsia freddo di Milani. Questo è un fucsia caldo, veramente bello da morire, e texture, confortevolezza, durata, eccetera, eccetera, eccetera. Assolutamente da avere. Da avere, niente da avere, però per gli amanti, insomma, è un bel prodottino. Anche il packaging è spettacolare. E rimanendo in tema di packaging, come non nominare, hanno suonato alla porta, rieccomi. Allora, dicevo, rimanendo in tema di Kiko e di packaging bellissimi, e di prodotti comunque molto validi, la Radiant Fusion Baked Powder di Come Cipria, che mi è piaciuta tanto, 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 e si può ben vedere perché anche questa ce l'ho da un mesetto e l'ho utilizzata abbastanza, alternandola anche ad altre cipre, però guardate quanto è comunque utilizzata. Una polvere impercettibile, comunque non va a seccare il viso, che non fa effetto mascherone. Buonissima. E poi lo Shade Fusion Trio Blush, il numero 05, che secondo me è il più bello di tutti, o comunque uno dei più belli, è una delle tonalità più particolari e belle che ci sono in gamma. Fa proprio un effetto bello, 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 bello. Mi piace tantissimo e fantastico. Mi sono proprio perso la testa con questo blush. E infine mi è piaciuto molto, sempre di Kiko, l'Universal Fit Hydrating Foundation. Come appunto come fondotinta, un fondotinta liquido cremoso che non va a fare strato sulla pelle, dura molto nel corso della giornata. L'avevo pagato una miseria sotto i 4 euro, quindi in offerta. La mia tonalità warm beige 30, e qua dice che è un fondotinta fluido con attivi idratanti ed emollienti, incarnato impeccabile per tutta la giornata. L'ho utilizzato con tanto 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 piacere. Non ha una coprenza altissima, però non è neanche quello che cerco io. Va a uniformare molto bene l'incarnato e comunque la coprenza è discreta. E con questo credo di aver terminato. Io vi saluto, vi lascio al video di Elena, o se volete andare a rivedere il mio anche vecchio. E niente, vi ringrazio per aver visto questo video. Bacio grande e ciao al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un commento qua sotto con quali sono stati i vostri prodotti top del 2015, così almeno mi date qualche spunto per altri acquistini. Mua.